attiva, come la definirebbe in due parole? In poche parole la possiamo definire come un approccio alla malattia che valorizza il vissuto del malato e non solo la sua malattia intesa in senso biomedico. La metodologia molto chiara, però assomiglia al genere letterario, ma non è che si fa raccontare le storie per il puro bisogno di raccontare, anche quello, anche la pittura, anche scrivere poesie può essere ricondotto alla medicina basata sulla narrazione, però noi che siamo organizzazione sanitaria diciamo ci distinguiamo dalla narrazione intesa come genere letterario. Perché appunto è così importante la relazione del medico col paziente? È stato visto in letteratura che una comunicazione buona, un'empatia tra medico e paziente aumenta i vantaggi per tutto questo, quindi una diagnosi più semplice, più azzeccata e quindi anche una maggiore aderenza successiva al percorso del malato verso la guarigione o la gestione della propria malattia. E come si possono acquisire le competenze per fare medicina narrativa, sia da parte del medico che da parte del paziente? Per il medico formazione durante la propria formazione professionale, nella storia della scuola per esempio infermieristica, della scuola di medicina, della scuola di servizio sociale, perché ci terrei molto a precisare, la narrative based medicine è un approccio che vale per tutti i servizi sociosanitari, insomma. Il paziente non è chiesta una formazione specifica perché le persone sanno comunicare, sanno narrare la propria storia, specialmente quella di malattia e di cura, sanno narrare con metodi spontanei. Casomai, come dicevi bene prima, se ci sono strumenti che accolgono questa narrazione può essere semplificata la traduzione di quelle, quindi arrivare ai vantaggi diciamo dell'applicazione della narrative based medicine. Quindi in sintesi, quali sono le prospettive di sviluppo diciamo di questa metodologia? Mentre in America, dove è stata favorita la nascita negli anni Ottanta, in Italia ci sono poche spontanee esperienze. Si auspica che, diciamo, dove stiamo andando, qual è il desiderio? È quello di, anche oggi siamo in una formazione, ci sono 50-60 professionisti, non solo fiorentini, ma vengono anche da altre parti d'Italia, che la narrative based medicine sia conosciuta proprio nella possibilità applicativa e possa andare verso una sempre maggiore applicazione, che non è difficile, ma che possa poi andare a integrare quello che la medicina oggi offre nella massima parte, integrare la evidence based medicine, che è la medicina basata sulle evidenze, quindi che si basa su tanti casi e si basa anche proprio sul senso della malattia, in senso biomedico, insomma, il malato come persona che io analizzo, per essere molto pratici, tramite TAC risonanza, tutti strumenti tecnologici all'avanguardia, dove abbiamo fatto miracoli negli ultimi anni, ma che hanno fatto un po' allontanare, come si dice, il paziente dal personale di cura. Un paziente, quando arriva da un medico, è informato sul fatto che questo medico ha un approccio diverso e quindi alla medicina narrativa, oppure è una cosa che avviene spontaneamente e quindi... Nonostante siano molti anni che lavoriamo anche all'ASL di Firenze in medicina basata sulla narrazione, per il momento abbiamo applicato gli strumenti che si diceva prima, ambienti come dire organizzati. Che vuol dire? Vuol dire che sono stati somministrate delle interviste per raccogliere storie di cura e di malattia in situazioni in cui il paziente sapeva che era all'interno di un'osservazione, quindi di una ricerca che poi doveva produrre degli esiti e andare a indicare linee di miglioramento e di prassi diverse al personale. In questo senso il paziente si presenta alla sua solita visita, il medico lo informa, gli chiede se è disponibile per fare in modo che la sua visita possa essere anche utilizzata in un'altra maniera, e devo dire in questo senso si ha la riprova che le persone... Che tutti noi abbiamo voglia di parlare, anzi che abbiamo proprio bisogno di tempo dedicato e di momenti di ascolto, tant'è vero che non abbiamo mai avuto problemi in questo senso.
Invece, ecco perché la domanda è interessante, invece, come dire, in reparti, in ambulatori dove, come dire, io li chiamo nemizzati, perché il nostro progetto a Firenze dal 2004 si chiama NAME, Narrative Based Medicine, nemizzati, stiamo strutturando, potrebbe essere che la persona può non accorgersi che quello è un posto dove a lui è chiesto qualcosa d'altro, ma sempre nel sogno, nella possibilità migliore, esce più soddisfatto e con una diagnosi più veloce, migliore, magari più propenso a un'aderenza alla terapia che gli è stata data. Ok, quindi l'ottimo sarebbe che tutto avvenisse spontaneamente, senza... Esatto. Cioè, che fosse già compreso nel... Stiamo andando verso quello. Ok. O direi, ci tengo a precisarlo, Firenze, provo a pensare, unica esperienza in Italia. Ma a meno che poi qualcuno che vede il video mi possa smentire, ma ne sarei felicissima allora a quel punto.